Buongiorno dall'edizione regionale del TG Lumsa. In apertura la cronaca. È stata operata questa mattina all'Umberto I, la ragazza australiana rimasta vittima ieri notte di un gioco erotico finito male. Era uscita per fare un giro nelle vie del centro quando ha conosciuto il tunisino con cui si è appartata vicino alla stazione Termini, Domenico Mussolini. Lo chiamano pub crawl, è il consueto giro dei pub che permette di bere in gruppo un drink in ogni locale e così girare per la città di notte. Non è una pratica solo di Roma, è molto diffusa anche nelle altre capitali straniere. È uno dei modi più utilizzati dai turisti per conoscere la città. Ma, come è accaduto ieri sera, a volte queste abitudini finiscono male. La turista australiana è stata ricoverata stamattina al Policlinico Umberto I per un'emorragia. Si era allontanata dal gruppo con un altro ragazzo. Il gioco erotico è stato ripreso da alcune telecamere a circuito chiuso in via Villafranca, vicino alla stazione Termini. Secondo le prime informazioni non si può parlare di stupro perché la ragazza era consenziente. L'uomo era il gestore di uno dei locali. I due si erano conosciuti la sera prima e si erano piaciuti. «Abbiamo bevuto tanto», racconta la giovane, «poi ci siamo allontanati dal gruppo. Non mi ha violentata, io ci stavo, ma ho avuto tanta paura quando ho visto tutto quel sangue». Per evitare queste situazioni c'era un'ordinanza comunale che aveva vietato questi tour notturni. L'ordinanza, scaduta il 31 marzo, è stata prorogata dal sindaco fino al 30 settembre. Gli esercizi coinvolti rischiano la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 3 e 60 giorni e in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione. È slittato ancora una volta l'accordo per la vendita del 21% dell'ACEA. A bloccare l'approvazione in Campidoglio della delibera 32 il Consiglio di Stato, che ha definito illegittima la procedura sul rinvio di 50.000 ordini del giorno. Gianluca Anatoli. La svolta per ACEA sembrava ad un passo, ma a frenare la corsa verso l'approvazione della delibera 32 ci ha pensato stavolta il Consiglio di Stato, definendo illegittima la procedura che ha portato allo slittamento dei 50.000 ordini del giorno presentati dalle opposizioni. Tutto è comunque ancora in ballo. Dopo i ripetuti stop, non sono esclusi ulteriori colpi di scena sulla vendita del 21% della CEA, ex municipalizzata, quotata in borsa, di cui il Comune di Roma è azionista di controllo al 51%. Ciò che appare certo, al momento, è soltanto l'obbligo da parte del Comune di scendere sotto il 40% delle controllate quotate in borsa entro giugno 2013, secondo quanto imposto dal decreto legge liberalizzazioni. Se l'accordo sulla vendita di parte del pacchetto azionario di ACEA dovesse evaporare nel nulla, non è esclusa l'uscita di scena dei suoi soci privati, Gas de France Suez e Francesco Gaetano Caltagirone. Il titolo ACEA, nel frattempo, continua a scendere vertiginosamente. Nell'ultimo anno è stata registrata una perdita del 30% del suo valore, toccando la soglia minima di 4,40 euro per azione. Attualmente il 21% del capitale ACEA è stimato intorno ai 230 milioni di euro. Non mancano le proteste di chi vorrebbe vedere il Comune mantenere la sua maggioranza. In tempi di crisi, un'iniziativa volta al risparmio, pane a chi serve. A Roma, un progetto per utilizzare i prodotti da forno rimasti invenduti e distribuirli a chi ne ha bisogno. Alessandro Filippelli. In tempi di crisi, si sa, bisogna risparmiare ed evitare gli sprechi. La Confcommercio stima in 2000 quintali la produzione di pane a Roma e provincia, ma 200 quintali vengono buttati. Un problema per i panettieri che devono farsi carico della resa del pane invenduto. Nasce così il Pane a chi serve, un progetto realizzato dalle ACLI, Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, e l'Unione Panificatori della Confcommercio di Roma, con il sostegno di Roma Capitale che ha stanziato 150.000 euro. L'idea è quella di recuperare e ridistribuire il pane invenduto a chi ne ha bisogno. Noi semplicemente ci occupiamo di mettere in relazione le associazioni bisognose con i panificatori a cui avanzano sempre chili e chili di pane a fine giornata. È un'idea questa di recupero che ci piacerebbe ampliare anche ad altri prodotti per combattere molto la logica dello spreco. Le associazioni che aderiscono al progetto sono 30, tra enti, cooperative sociali, istituti e parrocchie. Questo ci sembrava un progetto che può essere utile ad alcune famiglie, anche a persone singole. Adesso caricheremo il pane sulla macchina e lo porteremo in parrocchia. A volte lo porto anche a casa mia perché lì faccio venire direttamente le persone che ora mi conoscono e quindi preferiscono magari ritirarlo a casa. Così, ridotto lo spreco, si realizza un'iniziativa di valore sociale. Ed ora passiamo alla musica. Cocciante canta Cocciante, uno dei momenti più alti dell'estate romana 2012. Una serata di beneficenza che segna il ritorno sulla scena dell'artista romano. Il servizio della nostra redazione.
Torna sul palcoscenico il celebre cantautore italiano Riccardo Cocciante. Nella splendida cornice delle Terme di Caracalla, ieri sera a Roma è andato in scena lo spettacolo Cocciante canta Cocciante. Così l'artista italiano torna ad esibirsi, dopo essersi dedicato alla produzione delle sue opere popolari. Ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera con le più belle canzoni italiane degli ultimi 40 anni, da Margherita a Bella senza anima, da Io canto a Un amico in più, senza dimenticare i brani tratti da opere come Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo. Con lui sul palco una band composta da alcuni tra i migliori musicisti italiani, insieme a molti giovani talenti dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. L'incasso della serata è stato interamente devoluto a due importanti progetti di cultura e solidarietà, per i giovani di Roma e per quelli dell'Aquila. Queste erano le notizie del TG Lumsa regionale sperimentale. TG del corso di giornalismo televisivo. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. Arrivederci.